amiche di TV City, bentrovati in questa nuova puntata di Kick Off, la rubrica di calcio internazionale per dare uno sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. In questa puntata torniamo oltreoceano a parlare della CONCACAF Gold Cup, il torneo per nazionali riservato alle squadre centro-nordamericane e caraibiche, un torneo che si è svolto tra gli Stati Uniti e il Canada tra il 24 di giugno e il 16 di luglio. 16 squadre qualificate, ma non con un sistema di gironi qualificazione come siamo abituati in Europa, ma attraverso la Nations League della CONCACAF, 12 squadre ammesse direttamente, cioè le 4 prime della Lega A più le 4 seconde della Lega A e le 4 prime della Lega B della Nations League hanno avuto accesso diretto alla CONCACAF Gold Cup. Altre 12 squadre si contendevano altri 3 posti, le terze di Lega A, le 4 terze di Lega A, le 4 seconde di Lega B e le 4 prime di Lega C, si giocavano altri 3 posti per il girone finale, mentre l'ultimo posto, la 16ª squadra, era una squadra invitata, cioè il Qatar, paese che ha organizzato l'ultimo mondiale. 16 squadre suddivise in 4 regioni da 4 che hanno prodotto 8 squadre qualificate ai quarti di finale che vediamo adesso nel dettaglio. La prima sfida era quella tra il Panama e il Qatar. La nazionale centroamericana si è sbarazzata agilmente della squadra invitata a questo torneo, il Qatar, per 4-0. Il gol di Bassenas e la tripletta di Diaz hanno permesso quindi alla squadra panamense di accedere facilmente alla semifinale. Il secondo quarto di finale vedeva di fronte due squadre diciamo di prima fascia del Centro America, il Messico e il Costa Rica. In questo caso sono stati i messicani a vincere la sfida dei quarti di finale con i gol di Pineda sul calcio di rigore e di Sanchez, quindi Messico qualificato alla semifinale. La terza sfida, forse quella meno intrigante, quella tra il Guatemala e la Giamaica, che ricorderete, una squadra che si è addirittura qualificata una volta al mondiale nel 98 in Francia, sono stati proprio i caraibici, i giamaicani, ad aggiudicarsi la sfida per 1-0 con la rete di Bell. L'ultima sfida che vedeva di fronte proprio i due paesi organizzatori, gli Stati Uniti e il Canada, si è chiusa in pareggio dopo i tempi supplementari. Nei tempi regolamentari, gol di Vasquez, vantaggio degli Stati Uniti, pareggiato dal calcio di rigore di vittoria per i canadesi, quindi sfida che si è protratta ai supplementari, vantaggio canadese questa volta con Schaffelburg, pareggiato da un'autorete sfortunata di Candy, che ha permesso quindi agli Stati Uniti di pareggiare nei tempi supplementari e poi di vincere ai calci di rigore per 3-2, quindi la squadra a stelle e strisce si è qualificata per la semifinale che ha giocato contro il Panama. La sfida che si è chiusa sullo 0-0 nei regolamentari, poi arrivata ai supplementari si è chiusa sull'1-1, vantaggio panamense con Anderson, pareggio americano con Ferreira. Questa volta i giocatori a stelle e strisce hanno dovuto soccombere contro i centroamericani, che si sono aggiudicati quindi la prima semifinale per 5-4. Panama quindi che torna in finale, Stati Uniti clamorosamente eliminati. Nell'altra sfida il favoritissimo Messico invece non ha avuto problemi ad eliminare la Giamaica per 3-0. I gol di Martin, Chavez e Alvarado hanno portato quindi la squadra messicana priva di Lozano, giocatore del Napoli non convocato, hanno portato quindi il Messico a disputare la finale contro il Panama. Finale che si è giocata allo SoFi Stadium di Inglewood, periferia di Los Angeles in California, quindi tra il Messico e la sorpresa Panama. Il risultato invece non è stato una sorpresa, la tricolore, la squadra messicana, si aggiudica alla finale per 1-0 con un gol proprio nei minuti finali del giocatore del Feyenoord Jiménez, un'azione personale partita da centrocampo, ha dribblato la difesa, si è presentato davanti al portiere che lo ha battuto con un perfetto diagonale, quindi Jiménez regala l'1-0 per il Messico, che quindi si aggiudica il trofeo, la CONCACAF Gold Cup, per la 12ª volta nella sua storia. Per Panama invece continua la maledizione, 3 finali disputate nel torneo, tutte e 3 perse, quindi ancora nessun titolo per i giocatori centroamericani. Bene, questa era l'ultima notizia di questa puntata di Kick Off dedicata al calcio nordamericano. Se volete darci consigli o suggerimenti potete come sempre scrivercelo nei commenti. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Kick Off, la rubrica di calcio internazionale. Ciao!